Scatta oggi e andrà avanti fino al 24 di settembre il fermo biologico nel tratto del Medio Adriatico da San Benedetto del Tronto a Termoli, compreso anche la costa pescarese. I problemi denunciati sono tantissimi, ma il nodo più grande che attanaglia i pescatori è l'incognita del dragaggio del porto. Ma è un fermo che ormai lo sappiamo, lo facciamo dal 1986, non ha dato mai i suoi frutti. L'anno scorso abbiamo fermato il 28 di agosto, è stata una tragedia, quest'anno siamo là vicino, perché purtroppo in questi periodi qua, con il mare, con le restrizioni che abbiamo, tipo la fossa di Pomo dove è interdetta la pesca, praticamente siamo costretti a pescare 4-5 marinerie tutti quanti nella stessa zona. Portiamo a terra tutto lo stesso prodotto, un prodotto che ormai non è nemmeno più commerciabile perché tutto novellame. Il mare ultimamente si era riempito pieno di mucillagine, quindi è stata una tragedia pescare fino alla settimana scorsa. Certamente un altro anno ci muoveremo per tempo per cercare almeno di anticiparlo, considerando che il fermo biologico purtroppo è imposto da Bruxelles. E quindi dobbiamo osservare per forza 42-43 giorni di fermo continuo. Certamente in queste condizioni qua, con queste date, adesso ci ritroviamo in una situazione molto molto grave, in quanto dobbiamo ancora prendere due fermi degli anni precedenti, con questo il terzo, e non si vede nessuno spiraglio di luce per il pagamento. Lo stipendio utile, i pescatori, i lavoratori dipendenti lo potranno avere solamente alla fine di ottobre. Questo è un fatto grave e non sappiamo nemmeno quando ci pagheranno i fermi addietrati con questo fermo qua. Quindi è una situazione molto grave alla quale prossimamente l'Associazione Armatori spero prenderà delle decisioni importanti al riguardo. E queste decisioni che cosa prevedete voi e cosa chiedete concretamente? Ma concretamente chiediamo che, visto che comunque il fermo biologico bisogna osservarlo, ritorniamo a 10 anni fa, 15 anni qua, quando fermavamo il 20 di luglio e quindi poi tornavamo in mare i primi di settembre con il terreno che fermava, quindi anche noi, quando tutti quanti tornavano a lavorare, tornavamo anche noi e quindi il lavoratore dipendente alla fine di settembre già poteva godere di uno stipendio dignitoso.